Ma sì, te l'ho detto. Ma no, ma nessun problema. Ma che problemi? Ho già chiuso 3 contratti, scusa. Appunto. Ma mi sto impegnando un casino, fidati. Guarda, ti dico 1 mese. 1 mese e mezzo al massimo e ci leviamo dalle palle, tutte e due. Ecco. Però ascolta, amore mio, ascoltami. Tu ad esempio nel frattempo, no? Ma se ti cercassi un lavoretto tipo nella gelateria di tua zia? No, sì, scusa amore, guarda, dicevo per dire. No, ma era un'esperienza di... Ok, non lo so, ecco. Ma tu sei uno spirito fresco, esatto, uno spirito fresco. Sì. Beh, io per questo che ti amo. Infatti, io ti amo per questo. Fai finire di parlare però. No, fammi finire. Certo. Ecco. Appunto. C'è un cliente, che faccio? Lo faccio aspettare? No, fallo entrare subito. Sì, guarda, scusa, ora ti devo proprio lasciare, ce la facciamo tra qualche giorno, Sì. Ok. Ho fatto tanti chilometri per arrivare fino a qua oggi, perché so che questa agenzia, questa società è una tra le più efficienti. Tanti servizi per tutti i clienti. Complimenti. In ogni caso io ho fatto una ricerca, no? E credo che si possa assicurare, no? L'integrità, no? E la salute proprio, in assoluto. Assolutamente sì. E come no? Lei è in salute. No, sì, ma io sto... scoppio di salute, ma non è la mia salute. È quella di chi? Allora me lo dai per certo, sto pallone d'oro. Ma scherzi, Higuain quest'anno ha battuto il record dei gol in Serie A. Pallone d'oro. Pallone d'oro, devi aver fiducia di me, io poi... Capisci a me, sono dentro, conosco tutti. Ma mi stai prendendo in giro? Assolutamente no. Io cerco la tutela della mia passione. Io ho scommesso 10.000 euro sul pallone d'oro ad Higuain. E mettiamo che il giovanotto d'estate fa un po' la testa calda, e che si fa qualche bicchiere in più, e qualche salto in discoteca, e qualche rissetta fuori dal locale che finisce che si fa male. E io non avrei diritto a una piccola ricompensa, o no? Senta, io non so proprio cosa dirle, francamente, non... Questi qua sono miliardari. Io sono morto di fame, cerchi di capire. Sì, vabbè, ma non ci dimentichiamo. Sì, ok, Ronaldo ha vinto la Champions League, ha vinto gli europei, però non ci dimentichiamo che Ronaldo non è stato decisivo nella finale, non si è visto, era un fantasma. Vince sicuramente lui. Ho capito? E qua allora ci sta solo una cosa, ci dobbiamo far dare l'indirizzo di casa di Higuain, Seppure a malincuore dobbiamo andare sotto a casa sua, dobbiamo aspettare, ci dobbiamo spezzare una gamba. Non ci stanno alternative. E perché? Perché c'ho un'idea. Con tutto il dovuto rispetto, ma lei si rende conto che questa qua è una cosa totalmente infattibile? È la passione. E la passione dove la mettiamo? La passione? Quindi lei scommette per passione? Quando hai detto che lo dava? 31. 31. Deve aver fiducia, ok? Non mi rimangio la parola, io sono uno di parola. Andiamo qua, mo. Fammelo piacere, va. Sono detto per passione, anche... E anche perché pensa di vincere. Sì, anche... Questa è una scommessa sicura. Questa qua è una scommessa sicura, ma io non mi fido più del destino. Quel destino è un farabutto, un bastardo. Questa qua è una scommessa senza valore, non ha alcun valore. Ma queste sono cose internos. Questo non è il campo suo di applicazione, perché questa è una scommessa a tutti gli effetti. Niente, guarda, da un punto di vista legale questa cosa qui non vale assolutamente nulla. Ho capito. Ascolti. Le piacerebbe vincere facile. Chi è che non piacerebbe vincere facile? E allora le dico io su cosa scommettere da oggi in poi. Facciamo un bel piano di gestione del risparmio, condotto da investimenti oculati e precisi. Una firmetta qui e siamo a cavallo. No, quelle sicure. Sicurissimo. Cioè, si vince sicuro. Sicuro. Basta una firma.